L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Alcune delle notizie di cui ci occuperemo tra poco. Massima attenzione per la sanità sull'isola d'Ischia, lo sostiene il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord D'Amore. Per noi Ischia è una delle priorità del territorio. Previsti rinforzi per l'ospedale ed il distretto. Processo sulla metanizzazione ad Ischia. Il difensore avvocato Tortora sostiene il sindaco Ferrandino non ha emesso nessun atto amministrativo a favore della CPL Concordia. A Casamicciola è saltato ieri il Consiglio Comunale per mancanza del numero legale, ma il sindaco Castagna rassicura non ci sono problemi di maggioranza. Il Consiglio è stato riconvocato per lunedì sera. Pensiline alle fermate degli autobus sull'isola. Ieri l'incontro tra il Coordinamento per la Mobilità e Federalberghi. Nuovo incontro venerdì prossimo con le amministrazioni comunali. L'1 e il 2 febbraio, manifestazione del sindacato Orsa a sostegno dei lavoratori della Caremar, l'adesione dell'Autmare con Nicola Lamonica. C'è poi lo sport con impegnate domenica le squadre isolane di eccellenza e promozione, in trasferta a Barano, Procida e Nuova Ischia, al Calise invece gioca il Real Forio. Ci sono poi gli appuntamenti, insomma ci vediamo tra poco, dopo la pubblicità. Sull'isola d'Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, DentaScan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaria. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. La Conchiglia, nel centro di Forio, collane, accessori, souvenir e tanto altro ancora. La Conchiglia ti propone un'attenta selezione di prodotti artigianali ischitani ed italiani. Vastissima produzione propria di collane, anelli e bigiotteria, in argento, corallo e pietre semipreziose. Personalizziamo la tua collana, il tuo anello, rendendo i tuoi gioielli un prodotto unico e in piena sintonia con la tua persona. Approfitta del laboratorio in sede per riparare o aggiornare le tue collane. In via Erasmo di Lustro, dal 1973, La Conchiglia. Tuffati in un mare di colori e preziose fantasie. Sanità d'amore Ischia resta una priorità, ma i bandi per medici ed infermieri spesso risultano deserti. La insularità frena molti professionisti, lo dice il direttore dell'ASL Napoli 2 Nord, che conferma l'attenzione dell'azienda per la sanità sull'isola. Chiesti alla regione 3 milioni da investire. Processo metanizzazione, avvocato Tortora dal sindaco, nessun atto a favore di CPL. L'avvocato Tortora del collegio difensivo del sindaco d'Ischia sottolinea quanto emerso finora dal processo in corso presso il Tribunale di Napoli sui rapporti istituzionali tra Ferrandino e la CPL Concordia. Casamicciola, manca il numero legale, salta il consiglio, Castagna tutto ok. Il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, getta acqua sul fuoco, nessun problema di maggioranza, consiglio riconvocato per lunedì sera. Lo sport, il calcio, eccellenza e promozione isolane in campo domenica. Impegno casalingo per il Real Forio che ospita il Neapolis. In trasferta il Barano a Casalnuovo, il Procida contro il Virtus Volla. In promozione la Nuova Ischia affronta la Puteolana a Monte di Procida.
Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Massima attenzione per la sanità sull'isola di Ischia, lo assicura il direttore dell'ASL Napoli 2 Nord D'Amore. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili, per noi Ischia è una delle priorità del territorio. Abbiamo chiesto alla Regione interventi per 3 milioni di euro per l'ospedale, ci saranno interventi anche a livello distrettuale. Cercheremo, dice D'Amore, di potenziare l'ospedale con personale adeguato, ma i bandi fatti per ricoprire i posti vacanti o sono andati deserti o hanno rifiutato. Ascoltiamo. A novembre ci disse che sia Procida che Ischia potevano essere ritenuti territori disagiati con un atto di De Luca. Qual è la situazione? Allora, sono stati fatti anche qui due decreti sulla insularità, mi pare circa un mese e mezzo fa. Noi come ASL, nella programmazione che abbiamo chiesto a livello regionale, abbiamo chiesto interventi per 3 milioni di euro da realizzare sull'ospedale di Ischia. Ci saranno degli interventi a livello distrettuale. Cercheremo di potenziare l'ospedale con personale adeguato, però c'è una grossa criticità, lei deve pensare che noi abbiamo fatto dei bandi di selezione finalizzati solo a ricoprire posti vacanti all'isola di Ischia e questi bandi o sono andati deserti o in pratica le persone che poi sono state chiamate hanno tutte rifiutato Ischia. Quindi noi stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili perché per noi Ischia è una delle priorità del territorio insieme a tante altre priorità, però ha delle difficoltà maggiori proprio per, come reperimento di personale. Noi per riuscire ad acquisire per esempio un nuovo dirigente medico, un nuovo infermiero, scorriamo graduatorie di centinaia di nomi che ci rifiutano l'assegnazione su Ischia. Quindi ci sono delle difficoltà, a queste difficoltà comunque noi non ci arrendiamo e cercheremo di dare il meglio dell'assistenza. Dovete darci solo un po' di tempo, penso che fino adesso abbiamo dato riscontro a determinate richieste che venivano dalla popolazione, cercheremo di continuare così. Ultima domanda, la politica vorrebbe il governatore De Luca come commissario della sanità in Campania, potrebbe essere questa una soluzione? Guardi, il presidente De Luca, io non ho mai visto un presidente che convoca i direttori generali una volta ogni massimo 10 giorni, non ho mai visto un presidente che monitora i dati dei flussi, i dati degli screening, che si interessa giorno per giorno all'andamento della sanità. Non ho mai visto un presidente che ti telefona la mattina presto e ti incita ad aprire quel pronto soccorso, quella struttura. Il presidente De Luca è veramente presente sui temi della sanità 24 ore al giorno e conosce il territorio. Io non dico quello che è meglio, a voi sta la scelta e il risultato. Noi i commissari io li avrò visti 7-8 volte. Procede spedito il processo sulla metanizzazione ad Ischia presso il Tribunale di Napoli. Lo conferma l'avvocato Tortora del collegio difensivo del sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino. Si va avanti con una udienza al mese, finora è emerso quello che noi sosteniamo dall'inizio. Il sindaco non ha mai emesso nessun tipo di atto amministrativo a favore di CPL Concordia, sottolinea l'avvocato Tortora. Sentiamo. Il processo sulla metanizzazione ad Ischia. Avvocato Tortora, a che punto siamo? Siamo arrivati ad un buon punto. Abbiamo sentito numerosi testi e abbiamo affrontato le questioni più importanti con il test principale dell'accusa, ovvero il capitano Scafarto, un test che ci ha impegnato diversi mesi, la sua
il suo esame testimoniale è stato articolato mediante prima un intervento del pubblico ministero e poi un intervento della difesa, e anche con un intervento abbastanza scrupoloso da parte del tribunale. Diciamo che l'esame del capitano Scafarto ha chiarito un po' quello che sono i punti della vicenda nodale che ha interessato il processo sulla materializzazione, ovvero se vi fosse stato un interessamento da parte del sindaco Ferrandino rispetto all'attività della CPL Concordia. Bene, su questo preciso punto sollecitato puntualmente dalla difesa, il capitano Scafarto non ha potuto far altro che confermare ciò che era la nostra idea, ovvero che il sindaco Ferrandino nella sua attività amministrativa non aveva mai emesso alcun atto amministrativo o qualsiasi atto favorevole alla CPL Concordia, né lui né l'altro imputato Silvano Arcamone. E allora è un processo che va avanti a tappe spedite? È un processo che va velocemente, perché questo è stato l'interesse iniziale del sindaco Ferrandino, è un processo che va verso una conclusione dell'attività della pubblica accusa. Tra qualche mese inizieremo con i nostri testi, sollecitando sempre un'attività dibattimentale quanto più veloce possibile, che oltre ad accertare un'assenza di attività amministrativa del sindaco Ferrandino ha anche accertato, e questo ci tenevo a dirlo, una assenza di volontà e di partecipazione da parte del sindaco Ferrandino alle convenzioni e alle consulenze che sono state stipulate dalla famiglia Ferrandino con la CPL Concordia. Un dato acclarato, un dato dibattimentale che il capitano Scafarto non ha potuto altro che confermare. Né ci sono legami col fatto con gli altri comuni, insomma. Sì, quello era un'altra delle prospettazioni, seppur non integrasse alcuna ipotesi di reato, è stato evidenziato ed è emerso chiaramente che il sindaco Ferrandino non poteva e comunque non ha in alcun modo interessato le altre amministrazioni rispetto al prosieguo dell'attività delle amministrazioni, anche perché le singole amministrazioni già dal 2005 avevano intavolato ed incanalato dei rapporti personali con la CPL Concordia. È stato convocato il Consiglio Comunale ad Ischia per il 30 gennaio alle 9 in prima convocazione e per il giorno dopo, 31 gennaio, alle 16 in seconda convocazione. All'ordine del giorno la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento l'approvazione del regolamento. Ieri sera è saltato il Consiglio Comunale a Casamicciola per mancanza del numero legale. Nessun problema di maggioranza, assicura il sindaco Giovan Battista Castagna. Sentiamolo. Manca il numero legale a Casamicciola, salta il Consiglio Comunale. Sindaco Castagna, problemi di maggioranza? Assolutamente no, io capisco che ormai tutto deve fare informazione e voi siete attenti a qualsiasi cosa. In effetti noi avevamo già pensato di farlo in seconda convocazione lunedì, poi dissi vabbè facciamo venerdì, che era ieri sera, così risolviamo prima, però è chiaro che dovevo chiamare tutti i consiglieri. È stata forse una leggerezza mia che effettivamente non ho ben quadrato gli orari, però stamattina abbiamo di nuovo riconvocato tutto e lunedì sera faremo questo importante, penso, consiglio, che al di là di questo incidente, che insomma ripeto mi assumo tutta la responsabilità, ma è un qualche cosa di importante per i cittadini, perché si parla di rottamazione delle famose cartelle, quindi ecco un risparmio per i nostri concittadini, quindi è un atto doveroso, dove magari potevo anche, se era un altro argomento, potevo anche rimandarlo, però insomma si deve approvare entro il 31, quindi stamattina, e questo devo dire un grazie ai dipendenti del Comune di Casamicciola, perché si sono subito attivati, sapete, no, ci stanno degli orari, degli obblighi da rispettare per le convocazioni per i consiglieri comunali, quindi è chiaro che stamattina di buon mattino, anche di sabato, ecco, hanno capito la cosa, io mi sono scusato e loro hanno detto ok, allora hanno già, penso che a questo già hanno convocato il consiglio per lunedì alle 8. Alle 20. Sindaco, ma allora è stato quindi solo un problema di orari di lavoro di qualche consigliere? Sì, assolutamente sì. Cioè, in effetti si era già detto, ci facciamo in seconda convocazione in modo tale che lunedì è una giornata, perché venerdì insomma per parecchi che hanno studio la sera insomma è un problema. Io, insomma, vedendo un po' la disponibilità pure della minoranza, ecco che alla fine ho detto vabbè iniziamo, magari, ecco perché mi hanno detto stiamo arrivando, ma la sostanza forse, ripeto, dovevamo andare direttamente in seconda convocazione.
però facciamo lunedì in prima alle 20 e martedì in seconda, però penso che lunedì sera facciamo questa importante cosa, perché ripeto, deve essere approvato il tutto entro il 31 gennaio. Ed è stato quindi riconvocato in sessione d'urgenza per lunedì 30 alle 20 in prima convocazione, per martedì 31 in seconda convocazione sempre alle 20 il Consiglio Comunale di Casamicciola. All'ordine del giorno, lo dicevamo col Sindaco, il regolamento per la definizione agevolata in riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale. Ieri, venerdì 27 gennaio, presso la sede di Federalberghi, i rappresentanti del Coordinamento per la Mobilità, il presidente dell'Associazione Mennella e l'architetto Mazzella si sono riuniti per discutere quali proposte e soluzioni possibili per la realizzazione di pensiline per l'attesa degli autobus sull'isola. Ne dà notizia il portavoce del Coordinamento per la Mobilità, Salvatore Sodano. Infatti, nella riunione con i dirigenti dell'EAV dell'altro venerdì, emerse la necessità di rendere più confortevoli e sicure le fermate dei bus, sia per i cittadini dell'isola che per i turisti, dando così un'immagine più dignitosa a tutto il territorio. Venne nell'occasione lanciata la proposta di adottare da parte degli albergatori e quindi di tutti gli imprenditori disponibili una pensilina per migliorare la qualità del servizio pubblico dei trasporti. L'idea, subito accolta dai rappresentanti degli albergatori che nell'incontro di ieri hanno manifestato tutta la loro disponibilità a contribuire all'iniziativa, purché accolta da tutti, ma soprattutto dalle amministrazioni comunali, che dovranno, come confermato al cospetto dei dirigenti di EAV e del coordinamento, portare avanti l'iniziativa facendo i propri interventi. Questi incontri preliminari ci hanno portato a stabilire un tavolo di concertazione, dice Sodano, tra tutte le parti in causa, nella fattispecie i sindaci, l'Associazione Federale Alberghi, il coordinamento, del quale fanno parte anche altre associazioni imprenditoriali, il prossimo venerdì 3 febbraio presso la sala consiliare del Comune di Ischia alle 11, con l'auspicio di avere l'adesione di tutte le associazioni isolane. Questo ulteriore incontro ci fa ben sperare, dice Sodano, di continuare a collaborare tutti insieme affinché si riesca a realizzare un territorio curato ed efficiente, con dei trasporti e quindi una mobilità sostenibile, elementi fondamentali per un paese civile e moderno. Manifestazione Orsa a Napoli a partire dalle ore 9, con presidio mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio presso la sede Caremar, a sostegno del diritto al lavoro dei marittimi estromessi nonostante sussistano vincoli derivanti da sentenze definitive e perché l'azienda rivede il contratto di secondo livello. Lo annuncia in una nota Nicola La Monica dell'Outmare. In sostanza, scrive La Monica, siamo di fronte ad una vertenza, quella preannunciata dall'Orsa e dai lavoratori Caremar, che si conserva per l'ottusità del gruppo dirigente Caremar e che non trova ancora alcuna soluzione da parte dell'azienda per carenza di comunicazione, sebbene più volte richiesta dall'Orsa, e cosa ancora più grave, non trova alcun impegno operativo da parte dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Autorità Marittima, per cui tutto viene affidato ai tribunali e alla piazza. Oggi, a 44 anni, è venuto a mancare Giuseppe Varchetta, per tutti Peppe, un ragazzo malato di distrofia muscolare che l'ha costretto su una sedia a rotelle in giovanissima età. Gennaro Savio ricorda la sua determinazione nell'essere un combattente a difesa del diritto alla mobilità dei diversamente abili. Peppe, scrive Savio, si è battuto con coraggio e tenacia per l'abbattimento delle odiose barriere architettoniche. Savio suggerisce quindi all'amministrazione comunale di intitolargli un tratto di strada o una piazza per preservarne la memoria. Alla famiglia le condoglianze di Teleischia, ma intanto vediamo il servizio di Gennaro Savio. Oggi, 28 gennaio 2017, a 44 anni è venuto a mancare Giuseppe Varchetta, per tutti Peppe, un ragazzo da sempre solare, nonostante la distrofia muscolare l'abbia costretto su di una sedia a rotelle in giovanissima età. Estremamente buono, generoso ed altruista, Peppe ha rappresentato per tutti noi uno straordinario esempio di dignità umana e oggi lascia un vuoto incolmabile non solo in coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, ma in tutta la società ischitana, in quanto è stato un eroico combattente a difesa del diritto alla mobilità dei diversamente abili e si è battuto con coraggio e tenacia per l'abbattimento delle odiose barriere architettoniche. Una battaglia, la sua, che abbiamo sempre sostenuto con grande forza, perché il mancato abbattimento delle barriere architettoniche, oltre ad umiliare terribilmente chi è costretto a muoversi su di una sedia a rotelle, da sempre rappresenta un'intollerabile discriminazione nei confronti delle persone a cui la vita ha riservato un'esistenza di sofferenza. Un impegno, quello per il riconoscimento del diritto alla mobilità dei disabili, che Peppe ha sempre portato avanti a viso aperto e con coraggio, anche davanti alle nostre telecamere.
Noi, per onorare degnamente la memoria di Peppe Varchetta e del suo instancabile impegno civile a difesa dei diritti dei più deboli, oltre a continuare a portare avanti la sua battaglia di civiltà sociale, sino a quando non sarà rasa al suolo l'ultima delle barriere architettoniche che continuano a discriminare i diversamente abili, a nome del PCML chiediamo sin da subito all'amministrazione comunale di Ischia di attivarsi per far sì che il suo esempio di vita e di lotta per una società senza barriere venga perpetuamente ricordato, intitolandogli una strada o una piazza, perché ad essere ricordati non siano solo professionisti, governanti e benestanti, ma siano quei figli del popolo il cui esempio di vita rappresenta un modello da seguire. Che la terra ti sia lieve, caro amico Peppe, e in queste ore di indescrivibile dolore per la tua immatura e improvvisa scomparsa giungano ai tuoi familiari le nostre più sentite condoglianze. Siamo alla pagina dello sport, campionato di eccellenza. Nella 18ª giornata del campionato le tre squadre isolane giocheranno domenica mattina. Il Real Forio ospiterà al Calise il Neapolis, un avversario sicuramente alla portata degli isolani, diretta concorrente per la salvezza. A rendere particolarmente difficile la gara, le pesanti assenze con cui dovrà fare i conti mister Impagliazzo, infatti sono squalificati Mora, Di Dato e Castagna. Sentiamo il calciatore Toni Costaiola. Siamo con Toni Costaiola. Toni, una grande partita qui al Calise per te e tuo fratello, assist e gol di Lorenzo, un grande pareggio importante per il Forio. Beh, siamo stati anche fortunati, di sicuro abbiamo regalato un tempo al Casalnuovo, poi il secondo tempo ci siamo rifatti alla grande e forse qualche minuto in più l'avremmo anche vinta quella partita, però è un punto guadagnato contro una signora squadra sicuramente. Speriamo adesso per domenica prossima, perché queste sono le partite più difficili e dobbiamo fare forza e risultato per far sì che così la distacchiamo di più di 10 punti. Ecco, il Neapolis è una diretta concorrente per la salvezza, diciamo che con il Casalnuovo ci sta pareggiare forse anche tanto, però obbligatorio vincere domenica. Sì, sì, a tutti i costi, noi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, anche degli squalificati importanti, però ci sono ragazzi che sostituiranno alla grande sicuramente, quindi ci teniamo a fare bene e portare a casa i 3 punti. Ecco, a proposito degli squalificati, non ci sarà Nicola Mora, non ci sarà lo stesso Castagna, Di Dato, insomma una situazione difficile. Ecco, fino ad ora non sei mai partito titolare, sia tu che Lorenzo, pensi che questa sia l'occasione buona? No, io non entro in merito nella formazione, il mister ritiene opportuno quando farci giocare dall'inizio oppure a partita in corso, io sto qua a disposizione come lo stesso Lorenzo e quindi quello che deciderà il mister per noi benvenga. Tu che sei un calciatore che da anni fai questa categoria, sei fiducioso per la salvezza, pensi che le possibilità di farcela sono alte? Sicuramente, dipende tutto da noi, le squadre sotto si sono rinforzate, quindi dobbiamo prestare attenzione e di sicuro dobbiamo lavorare sempre con la testa, dare tutto, anche negli allenamenti, io penso che solo così possiamo stare tranquilli. In contemporanea al Real Forio scende in campo anche il Barano, impegnato per la seconda volta consecutiva in trasferta. Dopo la beffa di Mondragone, le sconfitte consecutive sono salite a 2 e domenica mattina alle 11 gli Aquilotti saranno chiamati ad affrontare il Casalnuovo in una partita davvero molto difficile. Sentiamo mister Monti. Siamo con mister Billone Monti. Mister, sicuramente un momento non facile, 2 sconfitte consecutive, sei preoccupato? Sì, già l'ho detto 2 settimane fa che ero preoccupato. Ero preoccupato perché molte squadre si sono rinforzate, perché il calendario inizialmente è particolare. Infatti noi Casalnuovo domenica, poi a Fragolese, poi Volla che ha preso allenatore Di Pasquale e si è rinforzata, poi Albanova che sta facendo i punti e si è rinforzata, poi Portici, poi Savoia. Quindi per queste situazioni avevo detto già 2 settimane fa che ero preoccupato. Poi ci si mettono anche delle situazioni tipo la partita di domenica, dove un punto l'avevamo preso, era la nostra portata, per una disattenzione nel finale non siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo. E
penso che, come nel computo delle occasioni, indipendentemente dal nostro atteggiamento, che è stato un po' più difensivo, perché quello è un campo di patate sotto certi aspetti, e noi abbiamo avuto tre palle gol limpide, una di Pasquale Savio tolta di testa sulla linea, una di De Simone di testa sul calcio d'angolo il primo tempo e una di Sogliuzzo 5 minuti prima che facessero loro l'1-0. Di palle gol loro conto il rigore e il gol che hanno fatto. In effetti fa rabbia, diciamo, non aver portato un punto a casa, perché significava mantenere una concorrente diretta debita a distanza e noi muovere un attimo la classifica. Mister, ora andate nuovamente in trasferta contro un Casalnuovo che ha perso terreno e ora deve assolutamente vincere. Sì, sicuramente il Casalnuovo tenterà il tutto per tutto per vincere, ma noi, se non diciamo, ci diamo una mossa sotto l'aspetto forse temperamentale, sotto, e non ci culliamo sui 24 punti fatti nel girone di andata, sicuramente andremo all'indietro e ci troveremo in una situazione poco piacevole fra 4-5 partite. Quindi io spero che i miei vadano a combattere partita per partita, usando tutte le armi che hanno a disposizione, però in questo tipo di partita, secondo me, dove, come hai detto tu, troveremo una squadra arrabbiata, oltre che ad avere valori tecnici importanti, sicuramente vorrà vincere, tenterà di farlo in tutti i modi, tenterà di farlo con condizionamenti all'arbitro in campo, perché domenica ho visto un po' a Casalnuovo, c'erano proteste continue, pure da parte del Forio, chi voleva il fallo di qua, chi lo voleva di là, chi voleva il rigore, chi voleva l'ammonizione, chi voleva l'espulsione. Io spero che noi siamo bravi anche a gestire queste cose. Mister, com'è la situazione in termini di infortunati, se ci sono o se hai dei grossi problemi, ecco, di formazione? Ma fortunati ci sta Conte sempre, Trani, gli under, più ci sta Giovanni Migliacci, indisponibile per problemi di, diciamo, di scuola, di lavoro, sta facendo un corso a Torre del Greco. Per il giovane terzino destro del Varano Calcio, Gabriele Sirabella. Per lui è arrivata la chiamata della rappresentativa regionale Juniores e in particolare del selezionatore Corrado Sorrentino. Una convocazione importante per Sirabella, che potrebbe rappresentare la Campania al prossimo trofeo delle regioni per la seconda volta consecutiva. Insieme a lui è stato convocato anche Fabio Del Prete del Procida. Entrambi dovranno presentarsi giovedì 2 febbraio alle 15:30 allo stadio Iorio di Casalnuovo per l'allenamento, il primo di una lunga serie che precederà l'importante manifestazione. Una vittoria incredibile quella della cestistica Ischia femminile impegnata nel campionato di Serie C. Ieri sera alla Sogliuzzo si è giocata la gara di recupero col New Cup Marigliano, compagine che occupa il quarto posto, anche se in realtà si trova appena due punti sotto la capolista Olimpia Capri. Le gialloblè sono riuscite a vincere contro Marigliano per 59-56. Ad essere ricordato non sarà tanto il risultato, quanto la modalità con cui le isolane sono riuscite a conquistare due punti. A 7 secondi dal termine, con le squadre in parità, la partita sembrava destinata all'overtime. Lo pensavano tutti, ma tranne Federica Di Palo, che si è inventata un'incredibile bimba da tre allo scadere, facendo esplodere la Sogliuzzo. Chi pratica seriamente uno sport aerobico come la corsa o il nuoto va incontro ad un dispendio calorico molto alto. Allenamenti duri possono mettere a dura prova l'organismo. Lo stress atletico può anche far momentaneamente abbassare le difese immunitarie, per cui molti sportivi si chiedono come ovviare. Abbiamo intervistato il preparatore atletico Angelo Roia. Sentiamo. L'attività fisica a volte ha bisogno un po' di integratori. Parliamo con il preparatore atletico maestro Angelo Roia, che ci dà qualche dritta per quanto riguarda le attività, insomma, che si fanno più frequentemente, per esempio la corsa e il nuoto. Certo, bene. La corsa, chiaramente, tutti quanti sappiamo, le persone che corrono per la strada a Ischia, a Forio, adesso più a Forio che a Ischia, una volta eravamo più noi ischitani. Ora si è trasferito di là grazie a Michelangelo Di Maio, e comunque è sempre bene la cosa, perché lo sport fa bene a tutti. Finalmente la piscina è stata riaperta e finalmente i nuotatori possono cominciare di nuovo ad allenarsi. È chiaro, se vi allenate 2 ore al mattino e 2 ore il pomeriggio dovrete
a incrementare sia i carboidrati sia le proteine. Non fate il fai da te, andate da un medico sportivo, da un dietologo che si occupa di sport, chiaramente, perché altrimenti lo potreste trovare sguarnito. E sarà lui per stilarvi il vostro piano. Giusto a titolo di cronaca, Pels deve raggiungere i 10-12 mila calorie al giorno. È alto 1,90, ma penso che anche a Ischia, in giro per l'isola, gente 1,90 che fa nuoto, ce ne sono tanti, non è che come sono tanti giocatori. E tu cosa consigli? Per esempio delle vitamine? Se ti alleni 2 ore al mattino, 2 ore al pomeriggio, un pochino di integratori, ma mangia la carota ogni giorno a mezzogiorno, mangi più frutta, più verdure. Praticamente io sono sempre del parere che tutti questi integratori vanno presi sotto il controllo medico dopo che ti ha fatto gli esami e vede se ne hai bisogno, non che vai là, fai da sé, li prendi Giovanni, li prende Nicola e li prendi anche tu. Sei il medico, un medico sportivo, dopo che hai fatto gli esami, reputa necessari che devi prendere, sarà lui a darti tutte le vitamine, anche le proteine del siero potrebbero andare bene, o quelle della caseina, dipende da quello che vi dice il medico. Nel caso non volete costruire eccessivamente una massa muscolare che per il nuoto non serve e neanche per la corsa, non ti puoi portare 80 kg di muscoli addosso e beh, fa la maratona, e fanno bene anche quello della caseina, dell'uovo, bianco d'uovo, economico ed è un ottimo integratore. Ed ora il meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli nuvolosi, per il transito di estese velature. Bene, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguro buona domenica e ci vediamo lunedì, come sempre, all'edizione delle 14. Arrivederci.